Riprendiamo i lavori, prego di accomodarvi. Bene, siamo pronti. Presidente Ceccarelli, le lascio la parola per capire a valle di questa interruzione cosa abbiamo prodotto. Ce l'avete già da in consegna? Stanno facendo la fotocopia. Presidente Ceccarelli, cosa abbiamo prodotto? Cosa non abbiamo prodotto? Nel senso che vabbè, la risoluzione di Italia Viva avrà degli emendamenti che ci consentono non l'approvazione ma l'astensione, mentre per quanto riguarda il documento dei Fratelli d'Italia il nostro voto sarà contrario. No, allora, è stato protocollato un testo sostitutivo che ho chiesto di stampare, quindi questa non l'avevi. Allora, per quanto riguarda la risoluzione 201 Scaramelli è stato depositato un testo sostitutivo che ho chiesto di consegnare a tutti e quindi ora per ora ci fermiamo e non la discutiamo. Mettiamo invece in votazione, avevamo già fatto le dichiarazioni di voto, manca ancora la 204, la proposta di risoluzione del Partito Democratico. Allora, le dichiarazioni di voto le hanno fatte la collega Tozzi, la collega Noferi. No, la dichiarazione di voto l'ha illustrata il presidente Ceccarelli. Quindi la parola al presidente Torsello. Sì, grazie presidente, per motivare il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, perché ci fa comunque piacere che rispetto alle posizioni che abbiamo letto sui giornali o che hanno animato un po' il dibattito negli ultimi giorni vi sia una considerazione importante che non ci permette di votare contrari a quest'atto, ovvero la richiesta forte di chiarimenti da parte del governo sulle motivazioni della scelta del porto di Piombino, sulle motivazioni e sulle caratteristiche che questo insediamento, che noi auspichiamo non venga fatto, ma dovrà avere per garantire la sicurezza del porto di Piombino, la volontà degli investimenti per rilanciare il turismo nella città, tutte motivazioni che noi condividiamo appieno. Ci sono due aspetti però che ci impediscono di esprimere un voto totalmente favorevole e sono il primo, quello del voler ribadire anche in quest'atto il fatto che il governatore Gianni in qualità di commissario e in veste di Presidente della Regione abbia presentato oggi il memorandum di cui sopra, di cui abbiamo parlato e discusso tante volte oggi, che noi avremmo voluto arrivasse in quest'Aula dopo quantomeno un passaggio con le istituzioni e l'amministrazione di Piombino. E il secondo aspetto che ci lascia un po' perplessi è che comunque si stia parlando di tutte iniziative, tutte spinte verso il governo, ma finalizzate ad avere chiarezza e messa in sicurezza e gestione di un processo e di un progetto che si dà però per scontato verrà realizzato nel porto di Piombino. Un po' quello che dicevamo prima, quando il governatore Gianni ci tranquillizzava su come arriveremo a portare a termine quest'opera. Noi dicevamo quello che continuiamo a dire, cioè oggi in quest'Aula, al di là di queste considerazioni che ci fa piacere arrivino oggi in quest'Aula apparirà dal voto su questi ordini del giorno, sui tre ordini del giorno, apparirà chiaro e netto chi è a favore dell'insediamento della nave metaniera nel porto di Piombino senza se e senza ma,
Chi è a favore dell'insediamento della nave metaniera di Piombino, ma giustamente chiede delucidazioni al governo, e chi invece è contrario all'insediamento della nave nel porto di Piombino. Ci sono tre ordini del giorno che dicono tre cose diverse: sì alla nave, ma spiegateci perché, no alla nave. Siccome noi alle spiegazioni del governo siamo ben lieti di ascoltarle, le aspettiamo e le attendiamo con ansia, a quest'ordine del giorno ci asterremo. Voteremo contrario, le dico tutte e tre in uno, all'ordine del giorno del gruppo di Italia Viva, anche in attesa comunque di leggere il testo sostitutivo, voteremo a favore ovviamente del nostro. Grazie, la parola al collega Anselmi. Sì, io sono molto grato per questa opportunità di ribadire la mia posizione, che anche tecnicamente richiede un mio intervento perché è parzialmente diversa da quella del gruppo. Sui tre documenti che ci sono, posto che la tripartizione del collega Torselli è abbastanza strumentale ed è anche la ragione per la quale non voterò il documento di Fratelli d'Italia, che contiene peraltro alcune inesattezze. Non ci sono mai state discariche di rifiuti pericolosi a Piombino, è scritto nel documento che suggerisco di correggere: rifiuti speciali non pericolosi, questa è la dizione corretta. E poi la prima linea del dispositivo è anche non sostenibile rispetto alle cose che il collega Capecchi affermava qui. C'è una procedura incardinata, dichiararla non procedibile mi pare, come dire, una forzatura anche come dire procedurale, che non credo che il Presidente sia in grado di agire. Quindi la mia posizione è contraria al documento di Fratelli d'Italia per il modo con cui è stata articolata, ma ribadendo il fatto che io sono contrario a questa proposta del Governo per le modalità con cui è stata proposta e per le ragioni che ho provato ad illustrare, non voterò il documento, voterò contrario al documento proposto da Italia Viva, che invece si propone pregiudizialmente una posizione favorevole rispetto a questa operazione. Quindi è ontologicamente invotabile da parte di chi vi parla, per le ragioni che ho tentato di esporre nel mio intervento. Il documento che assomiglia di più alla mia posizione, che è quella di contrarietà a questa operazione nei termini in cui è stata proposta, che è quella di chi non considera adeguato il concetto di compensazione o l'esistenza di un luogo che ho provato a raccontare solo in virtù di un impianto che si propone di installarvi, è quello del Partito Democratico, per tre ragioni. Primo, perché censura l'operato del governo. Il secondo motivo, perché non dà per scontata l'esito della procedura, perché prendere atto che c'è una procedura non significa che questa procedura sia scontata. Esistono anche i dinieghi o i pareri che producono i dinieghi. Chi ha un minimo di conoscenza dei procedimenti amministrativi, in quest'Aula credo che siano la stragrande maggioranza, sa come funzionano queste cose. Il fatto che ci sia un commissario non significa che l'opera, come ci raccontava il Presidente nella sua illustrazione, sia necessariamente dotata dei pareri che ne consentono l'attuazione. E il terzo motivo è che si raccontano prioritariamente al primo punto le necessità di quel territorio, che è ben diverso che dire che quelle necessità esistono perché se ne è proposta un'altra. Questo è il mio modo di pensare e voglio che sia agli atti, perché non sono intervenuto solo per aprire la bocca
e alimentare le corde vocali. Grazie. Ringrazio il collega Anselmi. E a questo punto la parola al presidente Scaramelli. Ok, noi a questo punto colgo l'occasione dei 3 minuti per fare un'unica dichiarazione di voto delle nostre posizioni e per presentare anche la modifica a seguito dell'interruzione, non riparlerò dopo, credo che sia stato distribuito. Noi manteniamo la nostra posizione rispetto all'impegno che facciamo nei confronti del Presidente Giani affinché nella sua qualità di commissario straordinario del Governo possa portare avanti il progetto di posizionamento di un rigassificatore nel Porto di Piombino in dialogo con il Governo e le amministrazioni locali, quale strumento utile a garantire all'Italia l'indipendenza del gas russo. Ovviamente abbiamo modificato però indispensabile con utile, e questo è corretto, dentro il ragionamento di approfondimento, e impegniamo il Presidente a garantire tutti noi la tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini. Quindi investiamo la figura del Presidente come soggetto garante di ciascuno di noi e credo che insomma chi meglio del Presidente possa garantirci dentro questo impegno ci sta la fiducia nella sua persona. Secondo dispositivo, inseriamo il concetto di valorizzazione delle opere del territorio con la bonifica alle infrastrutture e togliamo il concetto di compensazione che abbiamo detto di non utilizzare più tra di noi, ma andiamo a valorizzare magari un territorio rispetto agli interventi che lo stesso Presidente riuscirà, a nostro avviso, a negoziare con il Governo. Nel contempo noi... Sì, infatti, per dire che non partecipiamo alla votazione delle altre mozioni e manteniamo quindi ferma la nostra posizione nel rispetto reciproco dei rapporti fra partiti. Grazie. Metterei in votazione con voto elettronico la proposta di risoluzione numero 204. Apriamo la votazione. La 204, prima firma Ceccarelli. No, collega Landi, come vota? Contrario. Chiudiamo la votazione. ...22 favorevoli, un contrario il collega Landi e 12 astenuti, la proposta di risoluzione numero 204 è stata approvata. La parola al portavoce dell'opposizione Landi per la proposta di risoluzione numero 205. Sì, la proposta la potrei dare per illustrata per la sua semplicità, richiama semplicemente un'azione del presidente Giani, commissario dell'opera del rigassificatore, per aprire un tavolo di confronto con il governo anche in virtù dell'intervento fatto precedentemente quando richiamavo che le garanzie e le informazioni ci debbano essere date in forma istituzionale corretta dalle istituzioni e non da SNAM e da quella società che andrà a porre in essere l'opera. Scusate, silenzio. Prego. Questo lo dico perché le informazioni che abbiamo, lo dico alla collega Spadi che forse non aveva ascoltato bene l'intervento, fanno riferimento a quello che ci viene detto da SNAM e non da qua. Non è mio modo avere informazioni tramite Google o tramite internet, ma quelle che ho dato, i numeri che ho dato, sono le informazioni da SNAM, così come mi dispiace anche da parte mia, faccio questo breve inciso, aver rimarcato l'assenza del Presidente che poi alla fine ha ascoltato solo l'ultima parte dell'intervento e quindi non ha dato logicità nella sua risposta a quello che io volevo dire, cioè che quell'elenco non è sufficiente, che quel punto 6, Presidente, è il riferimento ad un'opera che dovrebbe già essere cantierata, cioè lei dovrebbe essere già
passando da Piombino a vedere degli operai che ci stanno lavorando, perché è già finanziata, è già cantierata. In realtà, se non è così, allora questo è un problema, perché se dobbiamo metterla in quell'elenco è sicuramente un problema, ma era un discorso generale. Mi scuso se ho ripreso anche due questioni, due interventi imprecisi che mi erano stati rivolti a seguito dell'intervento. Grazie. Grazie. Ci sono interventi? Non vedo nessuno iscritto per intervenire. Metterei in votazione la proposta di risoluzione numero 205 del collega Landi con voto elettronico. Collega Landi, immagino che vota favorevole. Favorevole. Chiudiamo la votazione. 12 favorevoli con il voto del collega Landi, 23 contrari, 0 astenuti. La proposta di risoluzione 205 è stata respinta. Passiamo alla mozione numero 943. La parola alla collega Noferi. 934, sì. È stanco. Un attimo, è pronta, è stata distribuita a tutti? Siete in grado di poterla votare? Avete visto la risoluzione testo sostitutivo oppure no? No, un attimo. Testo sostitutivo l'avete visto? Bene, allora andiamo avanti, è stato consegnato da poco. Prego, collega Noferi, la parola per illustrare la mozione 934. Sì, grazie Presidente. Cercherò di essere breve perché ormai della nave rigassificatrice sappiamo un po' tutto dopo una giornata intera a discutere. Quindi cercherò di essere sintetica. La mozione parte da delle premesse che spiegano appunto il procedimento tecnico che vede appunto l'acquisto di gas ridotto di 600 volte, quindi liquefatto, e per far questo deve essere portato a una temperatura molto, molto bassa, di meno 160 gradi centigradi, per poi essere riportato a temperatura normale, quindi rigassificato, una volta arrivato a destinazione. Il processo di liquefazione e rigassificazione richiede un grande dispendio di energia pari a circa il 30% della resa in combustione, al quale poi si aggiunge il costo del carburante necessario allo spostamento attraverso l'oceano. Da sottolineare anche che la ventilata acquisizione di gas dagli Stati Uniti comporta l'acquisto di gas estratto dal sottosuolo in un modo che è altamente inquinante. Si tratta infatti di shale gas, un gas intrappolato in rocce sedimentarie argillose, la cui estrazione avviene attraverso un processo denominato fracking, che non vi sto a illustrare perché altrimenti mi prenderei qualche altro epiteto di millenarista, ambientalista improvvisata, quindi magari ve lo leggete da altre parti. Ne consegue però che il territorio e l'ambiente ne escono devastati, quindi è un gas completamente diverso da quello russo. Non che io sia a favore del gas russo, perché ormai si sa tutti che la posizione del Movimento 5 Stelle, soprattutto la mia. La Toscana è stata la prima regione in Italia, dopo una complessa procedura di valutazione, a consentire l'installazione di una nave rigassificatrice a 12 miglia dalla costa. Ed è stata una procedura che ha visto coinvolte molte istituzioni, molti tecnici,
e che, come dicevo anche prima, ha portato alla redazione di un regolamento molto stringente su delle zone di interdizione sia alla navigazione sia anche alla sosta che coprono un'ampia area. Ecco, quindi che ho già finito il tempo? Sì. Vabbè, comunque, niente, in virtù di queste premesse, per i problemi legati alla sicurezza, per il posizionamento di questo tipo di nave all'interno del porto di Piombino, che per la sua conformazione geografica è inglobato nella città, noi si chiede appunto di rivedere la mozione. Era stata scritta prima della nomina del presidente Gianni al commissario, per far attivare la giunta presso il governo per rivedere questa posizione. Grazie. Non vedo nessuno iscritto a parlare, metterei in votazione la mozione numero 934. Apriamo la votazione. Collega Landi, come vota? Contrario. Chiudiamo la votazione. Un favorevole, 22 contrari, 0 astenuti, 10 voti non espressi. La mozione numero 934 è stata respinta. Mozione numero 944, la parola al testo sostitutivo, la parola al presidente Torselli. La diamo per illustrata. Ci sono interventi? No. Mettiamo in votazione la mozione numero 944, testo sostitutivo. Apriamo la votazione. Aperta la votazione. Collega Landi, come vota? Chiudiamo la votazione. Favorevole. Bene, con il voto favorevole del collega Landi, 12 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti, la mozione 944 è stata respinta. Passiamo all'ultima risoluzione, la numero 201, testo sostitutivo che vi è stato consegnato e che troverete protocollato nella giornata di domani, in quanto il protocollo è chiuso. Durante il Consiglio, visto il protocollo è chiuso, mettiamo in votazione la proposta di risoluzione numero 201, testo sostitutivo. No, è sempre stata così. No, ma io col presidente Torselli ci siamo anche parlati. Collega Landi, come vota? Non partecipo alla votazione. Collega Landi, non partecipa alla votazione. Chiudiamo. 2 favorevoli, 12 contrari, 21 astenuti, un non partecipante al voto, il collega Landi. La proposta di risoluzione numero 201 è stata respinta. Grazie a tutti, buona serata.